Flavia Capone, Marco De Marco e Federica Peduffo. Flavia. Beh, c'è un grande riferimento che mi è venuto in mente leggendo questo libro, che è la serie fantozziana di Paolo Villaggio, e secondo me è un complimento enorme, perché io credo che quelli siano dei romanzi che raccontano una parte d'Italia in una maniera così lucida e sagace come pochissimi hanno potuto fare. Questo protagonista è un po' un fantozzi che si ritrova in un mondo ministeriale che lo sconvolge, perché non se lo aspettava così, ed è un po', quando parla di medesimazione organica, bellissimo, cioè praticamente le persone diventano degli oggetti, no? Dei parti dell'arredamento degli uffici. E poi c'è tutto il discorso legato al dietro le quinte della legge, al fatto che sia in un ambiente estremamente importante e serio, dove ci sono però anche tante magagne, e secondo me le persone, una persona che poi lavora come operaio in questo sistema, deve sapere, e deve sapere anche quale strada prendere. Ma Ciro Amendola, professor Celotto, è Alfonso Celotto? Ma no, perché ha le iniziali capovolte, CA e AC. Cioè, lo diceva Simenon, in ogni romanzo c'è il 50% dell'autore, ora bisogna capire qual è il 50%. Allora, ha sentito queste analisi, cosa dice, professor? Ma dico che è sempre bello sentirsi letti, sentirsi quindi visti allo specchio. È vero che il mio Ciro Amendola è una specie di Fantozzi, per me la serie di Fantozzi è una serie di culto. È vero che forse i costituzionalisti si divertono anche a scrivere romanzi, non tanto per scappare dalle riforme, ma per scappare dalla gabbia del diritto. E da quello che ho sentito mi compiaccio, vi ringrazio tanto, perché vedere un lettore attento che entra nel tuo romanzo e tira fuori le cose, ti fa capire che il romanzo è uno specchio, no? È uno specchio dove ciascuno ci vede le sue cose e capisci come in fondo è un modo anche per raccontare la società e raccontare pezzi veri e pezzi falsi, perché c'è Togliatti giustamente e poi ci sono tutta una serie di impicci dietro la legge, di cose, e così il candido Ciro Amendola cerca di combatterla a favore dell'indissolubilità, a favore della libertà e forse anche delle donne.